Ragazzi, buon salve e bentornati. Come potete denotare, siamo in Asia. E come potete denotare ancora meglio dal commento sovrimpressione di Davide Ciciriello, oggi giocheremo sulla Road to 56 la Cina comunista. Vi dico, ero indeciso fra gameplay storico e non storico, poi ho detto, ma sì, mettiamo storico perché sennò magari li ami, smazza su qualcosa e quelli meme non storici li faremo più avanti sempre con dei comunisti, ma lasciamo perdere. Quindi, la storia la sapete, se non la sapete aprite Wikipedia e andiamo a vedere i National Spirit che comunque vi danno un po' di background. Allora, abbiamo un bel po' di roba, bel po', 6 robe, sarà qualcosa di positivo? Ma neanche, per l'ombra di Cristo. Allora, The Devastation of the Long March. Reclutive population meno 80%, stability meno, tutto meno 10, meno 100, meno più 100% in intent, tanto 38 persone. Mao e altri amici, quanto pare. Perché questa cosa qui, giusto per aggiungere, i comunisti hanno fatto una rivolta in Cina contro il Kuomintang, alla fine le hanno prese e si sono dovuti fare tutta questa marcia qui per scappare e rifugiarsi alla fin fine nello Shaanxi, rubargli un pezzettino di terra e arroccarsi sulle montagne dietro un fiume. E da lì la rivoluzione non è mai morta. Poi tutti sono sconfitti nell'animo. Division recovery meno 30%, stability meno 20. I nostri compagni non credono più nella battaglia. Dicono che se andiamo contro il Giappone finiremo come la Abissina contro l'Italia. E invece dobbiamo dimostrargli che non è così. E invece gli dimostriamo, no, non lo so. Underestimated Japan. Secondo noi i giapponesi sono dei cretini e per questo motivo abbiamo meno 5 di popolazione, un più 5 al training. Insomma, si può, comunque non c'è gente, come la volete mettere, e non si può addestrare truppe. Lack of skilled personnel. Tutta la gente, gli ingegneri e le altre cose le abbiamo lasciate giù da qualche altra parte. Qui non c'è nessuno che sa leggere e scrivere. Se ti va bene, sappiamo impugnare una zappa e vangare, quindi meno un fottio di roba a tutto. Industria incompetente, siamo qua sulle montagne, in verità abbiamo occupato un paese, quindi non è che possiamo pretendere che ci sia qualcosa da fare. E la marina, siamo ben lontani dal mare, quindi buona giornata. E questo è il nostro bellissimo background, dove si inizia e come si continua? Beh, si continua con cerchiamo di recuperare da questa lunga marcia. La lunga marcia ci è costata un sacco, dobbiamo riprenderci prima che il Kuomintang veda questa come un'opportunità di abbatterci. E ci dà un po' di infrastruttura, Dio grazie, un po' di army experience e rimodella un pochino la Devastation of Long March con Recovering che va a recuperare qualcosina. Secondo me, adesso 70 giorni, secondo me se anche il Kuomintang dovesse attaccare sulla montagna, dietro fiume, con i forti, la vedo dura che sfondino, a prescindere da come stiamo messi adesso, ma tant'è, andiamo. Un mese preciso dopo l'inizio del gioco, se non fosse chiaro, Mao lo rende chiaro. È lui che comanda. Avanti ai giorni migliori, il comitato militare si ritira, cioè se ne va in pensione, e Mao diventa il nostro leader indiscusso. Punto e stop. Tra l'altro, prendo l'occasione per farvi notare quanto cazzo siano buoni i generali dell'armata questa qua cinese comunista. Cioè, guardate che roba. 4-3-2-2. Guardate, a differenza, gli italiani fanno cagare, onestamente. Guardate questo qua. Infantry, Mountaineer, 4-5-3-4. Mao parte subito con Defensive Doctrine, 2-4-3-4. Sulle montagne, cioè, stupendo. A parte quello, mi sono anche dimenticato di dire, perché comunque sia... Ma mi sto rincoglionendo. Abbiamo una civile e abbiamo una militare, ma ben 4 ferro, che proprio mi lecco le dita perché sono abituato di solito a stare in posti veramente merdosi. Inoltre abbiamo anche 3 slot ricerca, che non è poi così male. Oggi Mao ha mal di pancia, ha questa sensazione nel suo cuore che non riusciranno mai a conquistare l'isola di Taiwan e quindi per questo motivo attaccheranno gli Shaanxi per prendersi la copia ordinata su Wish di Tai Yuan, che suona più o meno simile e questa è alla loro portata. Quindi dichiariamo guerra, amici, si va! Vai Mao, spingi! E cosa faremo noi? Noi semplicemente cercheremo di rusciare soprattutto la capitale. Ora, il ragazzo lì non dovrebbe essere messo bene... Dovrebbe essere messo di merda quanto noi. Io spero che sia una cosa molto veloce e indolore, onestamente, perché non ho tempo da perdere.
sono un paio di micro e vediamo un attimino se il ragazzo tira fuori, figa quanta gente l'ho spostato, se il ragazzo tira fuori dei nemici da metterci davanti oppure se si lascerà conquistare così facilmente e velocemente. Vedo che un po' di gente sta arrivando, però alla fine dei conti mi sembra molto Nine questa cosa qua, nel senso che lui ci lascia fare un po' cazzo che vogliamo, sarò onesto. E quindi molto velocemente i nostri ragazzi avanzano verso la Gabadala. Oh, vediamo se... Vieni qua Gianfranco. Vediamo se riusciamo a prendere Taiyuan. Che non è... Ho sbagliato posto, porca di quella puttana. Vabbè, comunque li stiamo tenendo tutti belli pinnati e Taiyuan dovrebbe crollare. Ora, evviva! Hanno spostato la capitale a Baotou. Questo potrebbe essere un po' problematico per il semplice fatto che... Oh, guarda te! Abbiamo già triplicato le nostre militari con la conquista di Taiyuan. Diciamo, questo può essere un po' un rotto di palle perché è dietro fiume e noi non vogliamo, vero? Non vogliamo quella cosa qua. Noi vogliamo una vita un pochino più semplice. Un mondo dove crescere i nostri figli, un mondo migliore, ecco. E spostiamo un po' le genti là sopra e continuiamo l'avanzata. Forse ci vorrà più del previsto. Dannati siano loro. Per qualche motivo hanno deciso di fare un border conflict lì sopra e spostare le truppe dall'altra capitale. Buon per noi, direi, ragazzi. Cornered no more. The Red Army è sopravvissuto ancora una volta a quello che sembrava una situazione senza speranza, ma dalla lunga marcia di tanti anni fa il vento è cambiato. Con svariati, insomma, abbiamo guadagnato un sacco di terreno, il nostro ruolo da tizio che non si cagava nessuno è una cosa del passato. Mao ha fatto il grande miracolo e ora si becca questo bellissimo... No, cazzo, perde. Ah, adesso non sei più la volpe all'angolo che ti dà division recovery e division defense, adesso attacchi al cazzo. L'unica cosa buona che aveva Mao è appena andata a puttane. Ma tant'è, prendiamoci tutto, portiamo a casa Gnari un sacco di ferro. E poi, guarda, adesso vi faccio vedere cosa stiamo facendo. Preso tutto, la marina non ce l'abbiamo perché ovviamente non sappiamo neanche cos'è. Vi dico, come potete vedere, 12-5-5. Stupendo. Cosa stiamo facendo come focus? Espandiamo l'arsenale di Taiyuan, che non ha di differenziarsi con Taiyuan. Poi dice, l'arsenale è molto conosciuto per la qualità dei suoi prodotti. Se aumentiamo l'espansione di queste fabbriche qui, di questo complesso industriale, possiamo incrementare il nostro output. E quindi cos'è che ci dà questa roba qua? Ci dà Artillery Research, Towered Artillery, Soft Attack e Reliability. Peccato che senza del tungsteno l'artillery non la fai. Quindi questi qui sono un ottimo complesso industriale di artiglieria in un paese dove il tungsteno per fare artiglieria non sanno neanche che cazzo sia. È stupendo. Buono, abbiamo preso uno dei nostri amici, ora dobbiamo prendere forse un altro dei nostri amici qua vicino. Mao stamattina si sveglia e dice... Oh, abbiamo una grandissima industria per produrre artiglieria di cui non abbiamo il tungsteno. E onestamente le pianure mi fanno schifo. Vorrei altri territori montagnosi che non hanno né infrastruttura né risorse da conquistare. Andiamo a rompere le palle alla cricca di Ma. Perché no? E dichiariamo guerra. Queste sono le cose ufficiali che ha detto Mao quando è successo tutto il patatrack, ragazzi. Vi sto riportando le notizie ufficiali, solo quelle migliori. Lia, si troca. Lasciatemelo dire. Lia si troca. Allora, metti caso che volessero poi spostare la capitale da lì, ovviamente avranno una regione di merda nel vuoto totale. No, ok, non esiste... Ah, cioè, Xining lì. Andiamo lì una volta che abbiamo finito qua. Voglio dire, non è che siano guerre proprio di grande spessore, è un'avanzata abbastanza easy peasy lemon squeezy. Diciamo, ah no, avanza, si sta arrangiando lì. Cerco di fare ovviamente il meno possibile, ecco qua, Lanzhou è stato preso, sono arrivati degli altri uomini, li diamo. Per qualche motivo lo Xinjiang ci vuol dare una mano. Lo Xinjiang dove cazzo è? Dovrebbe essere qua, ah sì, ecco, no, dovrebbe essere... Xinjiang, là in alto, scusate, ma il Tunganistan mi aveva colto di sorpresa. Sono allineati con noi questi qui? Sì, lo Xinjiang è allineato con noi. Vedete, c'è anche questa mappa che vi fa vedere perfettamente com'è allineato il mondo. Accettiamoli questi fucili. Inoltre, abbiamo un'altra civile che spostati, Fidek. Guardate che bello. Costruiamo qua sui monti con Annette. Fine, non abbiamo un cazzo.
Speriamo quindi di riuscire a guadagnare qualcosina di buono. Il mio ragazzo ha già capito che deve girare di fianco per andare dove deve andare. Intanto noi si pusha. Ah, però arrivano gli scioperi. Siamo noi comunisti, siamo noi che dovremmo scioperare, non sono gli altri. Cos'è che facciamo? Possiamo perdere political power, che tanto non fa mica male. E 125, puoi prendere nel culo di svilti che potrebbe. Ascolta, io vado con, facciamo una dimostrazione di forza militare nel paese. Già non ce l'avevo il political power, adesso abbiamo anche da meno. Ma va bene così, l'avanzata è rapida e dolorosa. Ricordatevi, mai indolore, sempre dolorosa l'avanzata. Purtroppo è riuscito quel figlio di puttana a mettere della cavalleria là in alto. E adesso allora niente, siamo fermi qui a grattarci le palle tutto il tempo. Come prima pensavo una vittoria rapida e dolorosa, invece sarà lenta e dolorosa. Va bene, vediamo fra un po' se gli amici dei cavalli lo smettono di fargli stronzi. Oh, arrivano i rinforzi dei sovietici. Abbiamo chiesto una mano ai nostri fratelli e loro hanno detto: sì, prendete 3 Infantry Division, 1 Armor Brigade, più 2500 fucili, 1000 di artiglieria, finalmente quelli qua, e 250 light tank per rimpiazzare le situe là. Vediamo come sono fatti questi template qui. Mi fanno cagare. E la chiamano V-Reg Armored Division. Sì, vabbè. Allora, stiamo salendo qua. Stiamo circondando, no? Capitale, questi non si arrendono manco per il cazzo. Vabbè, cosa vi devo dire? Cosa dobbiamo fare? Adesso piano piano vedrete che finiranno tutti su quella cazzo di tile e noi ovviamente non riusciamo a buttare fuori nessuno. Ma no, dai, dai, non siamo disfattisti. Intanto gli mangiamo via tutta la regione in giro per il mondo. Guarda qua che bello. Due mie milizie non sanno che cazzo fare, quindi vanno qua e se mangiano tutto nel mentre. E siamo belli contenti. Quelli qua, belli circondati, adesso immagino che non ci sia più niente da fare. Ascolta, attacca anche tu la capitale, voi difendete, è tutto un po' verde lì. E GG, mettiamo velocità 5 per velocizzare tutto. Oh mio Dio, velocità 5 ha risolto il problema. Seleziona tutto. Submit the mats, confirm and exit, yes. Oh, Chinese Soviet Republic, bella cicciotta lì dentro. Praticamente a dimensioni possiamo quasi rivaleggiare la Repubblica di Cina, se non fosse che loro hanno di tutto, noi abbiamo poco cazzo. E qui sotto c'è il Deogni, tra l'altro. Ma va bene, quali saranno le nostre prossime mosse? Cercare il political power da qualche parte. Stiamo cercando di fissare lo sconfittismo, che in italiano non mi viene adesso, ma questo è. Che invece di cosa che gli dà? Questo dà meno 30 e meno 20. Questo ci dà un più 25 e più 12 e 5. Non poteva fissarlo del tutto, solo un pezzettino. E poi dopo boh ci prepareremo. E poi no, cazzo, poi adesso andiamo a liberarlo. Xinjiang, non ci ha mica aiutato lo Xinjiang? Mi sa che lo Xinjiang si pentirà di averci mandato quei fucili che ci ha mandato. Almeno prendiamo il tungsteno. Oh, lì c'è il tungsteno che ci serve. Guarda un po', andiamo da loro e poi magari liberiamo pure il Tibet. Adesso magari li lasciamo vincere contro il Tunganistan qui, perché vedo che si sono più stampicchiando loro, no? Quindi quando hanno tutto, poi noi andiamo a prendere loro e lì sarà veramente bello. L'infallibile Mao si è accorto che lo Xinjiang è garantito dall'Unione Sovietica. Confuso da questa cosa, corre nel suo ufficio a Yan'an per guardare tra i fogli se ha qualche decisione che poteva prendere, che si è dimenticato di guardare, e in effetti c'era risolvere la situazione dello Xinjiang con la Russia, al che ha usato la sua macchina del tempo per tornare indietro di un paio di focus e vedere di raddrizzare certi torti. Quindi, tra 5 giorni scopriremo se gli amici russi ci danno il permesso di ricongiungerci con i nostri fratelli. I sovietici accettano, qualche ora fa ci hanno informato che possiamo fare il cazzo che vogliamo. E Sheng lì nello Xinjiang sarà furioso, però tant'è, perdiamo una civile, ma adesso possiamo andare a trovare il nostro caro amico. Non è questo il nostro caro amico però è questo di sopra, dichiara guerra. Retake the core states, inoltre dichiariamo guerra anche te per partito preso, giusto? Perché alla fine è tutto nostro se ci pensate un pochino. Ora, fatto ciò, premiamo il tasto avanza. Oh Fede, finalmente una buona notizia. Il nostro caro amico ci ha dato, il nostro caro amico Stalinone ci ha dato il permesso di fare quello che dobbiamo fare, quello che va fatto. Una Cina unita. Cina unita. Fino a Diua. Comunque gli avversari dovrebbero essere bloccati lì sotto, certo. Certo. Non ci sono supply, i nostri marciano
come se fossero degli stronzi. Però la faccenda dovrebbe essere propizia per noi. Intanto i francesi fanno le loro stupide cose e siamo a posto. Amico mio, però, dovete fare quello che vi dico io, amico mio. Passate da qui, intanto che quelli là si picchiano ancora là sotto per i cazzi loro al Tungistan, che se solo fanno capitolare, a noi viene pure comodo. Devono scegliere adesso se capitolare loro. Sapete che roba, andiamo a prenderci tutti gli staterelli qui sopra, facciamo una curvettina qui, tanto va bene, non serve un cazzo quella cosa qua. Lui entra qui, poi va là sotto, Gianfranco va diretto sulla capitale, un bel blitzkrieg più o meno, carica, manco i cavalli c'ho, onestamente. Avrei potuto farli i cavalli, né? Ora che ci penso, visto che siamo in un deserto di niente, di supply, avrei potuto farli i cavalli, e invece no. Oh, Xinjiang capitola così. È un peccato, questo tungsteno è tutto nostro e ce lo prendiamo. Term and exit. Adesso c'è il Turkmenistan qui che non si aspetterà un ingresso da dietro. O se se lo aspetta sono anche cazzacci loro. Continuiamo a pusharli, vediamo di... Non potete da qua? No, che tristezza. Vabbè, vabbè. Vediamo, vediamo se riusciamo a completare anche qui. Ah, qui è tutto terreno impassabile. Sì, ok, tutte quelle montagne qui sono impassabili. E pace all'anima loro. Vediamo di staccare un po' di truppe. Farle andare qua, giusto per sport. Andate, 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 faster, boys, faster. Qua iniziamo il nostro push, spingiamo, eccetera, eccetera. Quasi, quasi faccio anche un force attack, perché comunque voglio piersare... Hanno... Cioè, questi non hanno le strade, ma hanno gli aeroporti. Vabbè, vabbè. Comunque, a breve anche il Tunganistan, che di Tungstenistan non ne ha, dovrebbe cadere sotto i nostri colpi. Così non fosse, perché si arroccheranno sulle montagne, lo scopriremo fra un mesetto. Oh no! La Cina è sotto attacco! E i signori della guerra stanno mettendo da parte i loro battibecchi per unirsi contro le forze giapponesi. Questa è un'opportunità per avanzare, per far avanzare gli interessi del CPC e far vedere a tutti gli stronzi cinesi che siamo noi, la vera Cina, che noi facciamo gli interessi dei cinesi, non il Kuomintang. Quindi cosa facciamo? Aiutiamo i cinesi? Ma sì, dai. Purtroppo questa faccenda qua è arrivata un pochino presto per i miei gusti e non ho ancora finito la guerra qua, e spero che non me l'annulli questa qui, pro tantè, e ho aspettato tutto il tempo che potevo aspettare. Quindi uniti siamo forti, 10 divisioni ci arrivano dai sovietici e political power 5, stability 5, siamo entrati in guerra. Signori, questa è a guerra. Però è successo? Ah, ok, boh, ti mostrano suono, è successo l'audio. Potremmo già invadere da qua. Potremmo già invadere da qua. 16 divisioni. 16, gnari, 16 divisioni. I giapponesi hanno 16, so se è chiaro, 16 divisioni quel punto lì. Io prendo di quegli schiaffi nel muso adesso, se non sto attento. Qui abbiamo pushato, adesso rimane solo la capitale, questo stronzo qui col cavallo. Chissà, andiamo a vedere qua cosa succede. Io spero continuiamo a pushare sui nostri amici. Prepare for war, è stato bypassed. E anche frontline bypassed. Spero che li abbia fatti entrambi. Quindi andiamo con our own initiative oppure the united front. Questo cos'è che ci dà? Però per ora era questo qua. Andiamo avanti con questo qua. Buono. Vediamo un attimino qui come cazzo evolve la situazione. Ecco, lo sapevo che mi attaccavano istantaneamente. Avevo già rinforzato. Vai, vai. Oh, il Tungestan è morto. Il Tungstenostan, che non ha tungsteno, è appena deceduto. E ora, gnari, amici miei, è arrivato il momento di andare tutti, ciube, di andare tutti ciube qua. A fasten, eh. Mettetevi le scarpettine al culo. Via, via, via. Via, via. Non ne abbiamo i treni, in verità. Onestamente abbiamo due ferrovie mal cagate, non è che c'è molto da dire. E ce l'hanno anche già spaccate alcune, però la vita è questa. Tra l'altro, cosa che vuole? Modern of Last Enemy, Empire of Japan, Manchuria, ma siamo già dentro. Mongol Autonomy, Manchuria. Tra l'altro Mongol Autonomy mi piace perché è andata con i giapponesi, non è stata con... Siamo già in questa guerra, amico mio. Siamo già qua. No, vedo che loro si stanno muovendo. Però teniamo la pinnata. E qui continuiamo a mandare gente, perché a quanto pare serve di mandare gente. Tra l'altro, tutti quelli che sono qua dietro, gli amici del Gadano,
5, uno Switch in Tan del 37, che diventano un pochino più grossi. Hanno già muovuto sulla capitale gli acchi. Sì, da lì non vado molto avanti, anche se ci provo. Aspettiamo di entrare qua, che manca poco, e difendiamo quello che abbiamo. Non è, ma non è per un cazzo buona quella cosa qua. Speriamo che la situazione si risolva al più presto. È iniziata la guerra di attrito totale. Dobbiamo ritirarci, ovviamente, dai. Non so neanche perché ci ho provato ad andare a prendere quelle cose lì. Ho fatto la nostra linea di difesa. Sono riuscito addirittura a costruire un paio di forti. Attenzione, cazzo, guardate. Se riesco, guarda che ne ho sbattuto giù un altro lì. Se riesco a fare un po' di forti, non sarebbe proprio male. Loro purtroppo per noi abbiamo questo supply hub di qua dal fiume e anche questo di qua dal fiume. Quindi a un certo punto ci toccherà, devono tenere i punti che stanno tenendo i nostri cari amici altri cinesi mentre noi continuiamo ad aumentare i nostri numeri. Il problema è che siamo un po' in là, un pochino in là. Ci servirebbe di avvicinarci al nostro hub. Questa cosa si potrebbe fissare, potremmo venire su questa linea qui che fa schifo perché comunque è oltre il mio punto che preferivo io, potremmo fare anche una roba del genere subito dietro per prepararci. Però alla fine dei conti penso che l'idea migliore è quella di costruire una ferrovia che arrivi qua, in modo da portare i supply in quel punto lì, in quella maniera, a livello 2-2, e difendere come dei cavedani. Non so se i cavedani difendono bene, ma difendere come dei cavedani sulle nostre posizioni attuali. Non abbiamo generali qui nella cosa, non abbiamo un cazzo, siamo abbastanza impreparati a tutta questa faccenda. L'unica cosa che possiamo fare è rinforzare duro. E se qualcuno dovrà morire, morirà. Tipo questo tizio qua, adesso lo faccio ritirare un attimo. Qua sono tutti messi abbastanza bene, se la milizia deve schiattare schiatterà e io vado di un altro force defense perché appena questa milizia qui esce, perché ci serve di difendere veramente duro contro questi cattivissimi giapponesi che vogliono invadere la China. Già che ci siamo, vai così. Allah, 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 allah. Vedete quanti bei scudini? Qualcuno lì ci schiatta magari. Però, insomma, è un problema della popolazione locale, ecco. La difesa va avanti, la Cina tiene più o meno anche noi teniamo, certo abbiamo perso quei posti lì, però qua siamo ben difesi. L'unico problema sono i supply. Non ci sono supporti equipment da comprare, non ci sono trucks da comprare, tutta quella roba lì dovremo farcela noi quando e se ci sarà tempo. E GG, mettiamo in cima quello là così fa il forte a 2 anche qui e vediamo come va avanti. Per adesso vi informo, giusto piccolo aggiornamento, noi abbiamo un totale di 72k di morti, loro 103, quindi abbiamo tradato abbastanza bene, loro hanno tradato abbastanza bene. Shangan-Ning Border Region. Beh, noi non ne abbiamo uccisi di loro. Shangan-Ning Border Region. Che cazzo vuol dire Shangan-Ning Border Region? Siamo noi Shangan-Ning Border Region. Siamo noi Shangan-Ning Border Region. Siamo stati nominati, guardate. Pensavo di aggiornarvi all'inizio del 39, ma come potete vedere, a parte il fatto che stiamo resistendo con un sacco di morti, i nostri compagni cinesi hanno deciso di attaccare, di contropushare. Non so dove trovino la voglia o la roba di farlo, infatti è tutto rosso. Ma tant'è. Comunque, alla fin fine abbiamo caccato fuori una quarantina di divisioni, tutti scappati di casa, per l'amor di Dio. Però riusciamo a resistere sul confine che abbiamo fatto. Io poi ho costruito, sapete, no, a me piace fare i muri. Ho costruito altri muri, altri ne stanno venendo costruiti qua dietro, dietro il fiume, le montagne, per assicurarci certi punti nel caso la prima linea cadesse. Ma questo non sta succedendo. Certo è che io non prenderò parte a questo attacco senza senso, visto che quello che vediamo ora qui sotto è uno dei primi momenti in cui le mie truppe hanno un attimo di pace. Abbiamo un win ratio dell'80% praticamente, non ho visto neanche qua a dire quanti ne abbiamo seccati, abbiamo perso però 128k di manpower e abbiamo perso praticamente lo stesso equipment che hanno perso loro, se non che ne abbiamo recuperati 5.000, cosa che di loro non si può vedere al momento, ma questo è. Vi dico, siamo quindi a sti 128k di morti, 240 per l'altra Cina, mentre il Giappone, insieme al suo amico Manciuria, ha collezionato un bel 730k, il doppio circa, il che è buono. Non ci sono state, adesso gliela chiamo, lo so già che gliela chiamo, non ci sono state invasioni navali, presto probabilmente ci saranno, visto che l'ho detto, e tutto continua così, tranquillamente. Ho messo due advisor, uno che ci dà un po' più di esperienza, l'altro che ci dà un po' di difesa ed esperienza, perché al momento
importante difendere. Stiamo andando avanti per la dottrina dell'attrito, cioè tutte le volte che loro conquistano qualcosa se lo pigliano al culo, ma poco importa perché non stanno conquistando niente, e più difesa. E quando arriveremo qui, finalmente ci darà un supply consumption meno 20%, quindi potremo stare belli, visto che non abbiamo neanche i treni per mandare i supply al fronte, potremo stare belli tranquilli. Io sto comprando fucili anche dai russi perché non riusciamo a produrne a sufficienza, per adesso è la prima volta che siamo in verde da un po', circa 6 mesi. Quando finirà quello, poi arriveranno le fabbriche, eccetera, eccetera. Cosa vi volevo dire a parte questo? Il Dalai Lama ci ha contattato, possiamo venire a cercare il prossimo Dalai Lama lì da voi, che magari c'è qualcuno, cioè, guarda, io ho problemi più importanti, entra, cerca chi cazzo vuoi, portatelo via e siamo belli che a posto. Per il resto, qui in Cina quindi c'è lo stallo, che è molto buono per noi. La Mongolia fa raid contro l'impero della Manciuria che sposta truppe, il che è ottimo. Da quest'altra parte, come vedete, c'è stato l'Anschluss, la Spagna hanno vinto i nazionalisti e per ora i sudeti sono ancora in mano alla Cecoslovacchia, quindi in verità è molto presto, siamo nel 38. Basta, tutto bello tranquillo tranzollo, se non fosse che qui dalla nostra parte sono già morti più di 1 milione di non cristiani o qualsiasi cosa sia. Quindi lasciamo andare avanti, continuiamo ancora un pochino a difendere. Le mie truppe comunque stanno guadagnando un bel po' di XP, se vedete. Siamo messi bene, onestamente. Pensavo peggio all'inizio, ma in verità abbiamo tenuto, e adesso con questo meno 20% non abbiamo più neanche i problemi di supply a fronte. Oh. Ora possiamo pensare a qualcosina di più, tipo qualcosina offensivo. Non ci sono fabbriche da tutte le parti, non ci sono fabbriche. Dove sono le fabbriche? Gli altri focus sono pieni di robe civili. Forse di qua, se andiamo giù di qua, ci dà un po' di civili. Di qua. Roba. Veramente poca roba, né, comunque. Vabbè, forse potrei iniziare il rectification movement. Oppure no. Andiamo avanti ancora un pochino con la guerra che non sembra ancora vinta. Qua ci dà una cosa la Land Doctrine. E poi dopo ci dà anche qui Defense of Encore. Tutto molto bello. Non lo so, non vi rompo le palle, non vi tedio con queste cose. Sappiate solo che ho deciso, in ultimo, di andare per la Mass Mobilization. Perché è vero che ha meno buff, ma se andate nudi e crudi, ha due delle dottrine, se avete delle persone, più belle in assoluto, che sono la Mass Charge e la Guerrilla Tactics, che rispettivamente che cosa fanno, giusto per aggiungere un po' di cultura. Allora, la Mass Charge ce l'abbiamo. 10% più in attacco, 10% più in difesa quando si difende con la Mass Charge, eccetera, eccetera. Il punto è che allarga la width del 50%, quindi ci fate stare più persone. Se avete più persone di loro, li sfondate. Ovviamente noi difendiamo, non è il caso, ma qui entra in gioco quella che arriverà, la Guerrilla Tactics, che riduce del 70% i danni che cepiamo e riduce del 50% la wit. Quindi loro possono avere tutti gli uomini che vogliono, fanno i danni, cioè noi non ce ne frega assolutamente un cazzo. Chiudiamo la puntata di oggi con delle buone notizie, più o meno. Lo stalemate è sempre stalemate, non ci si muove, a parte un paio di tile qua e là, eccetera, eccetera, ma i giapponesi sono spenti. La nostra Intel ci dice, per quanto schifo faccia, che di manpower non ne hanno. Possiamo fidarci oppure no, ma ne abbiamo segati giù un bel po'. 2 milioni sono andati. Certo, noi la metà della Cina, ma perché la Cina si lancia contro di loro alla cazzo di cane. 2 milioni se ne sono andati, anche di là. E abbiamo finito più o meno tutti i focus che potevamo fare da questo lato qui, tranne Liberate Tibet, che potrei anche fare a un certo punto una pugnalata nella schiena, e siamo andati avanti per fondare la nostra nazione. Questo ci ha aggiunto un research slot, questo ci fa uscire un po' dalla miseria, ci dà political power, ci aggiunge la war economy. Questo cos'è che ha fatto? Sì, ha fatto sì che siamo un po' meno giauri sotto un certo punto di vista, ma abbiamo perso alcuni bonus da un altro punto di vista. Quindi il ferro che avevamo prima, perché facevamo minare bene la gente, ora non ce l'abbiamo più e probabilmente andrà importato. Ma siamo sulla via del progresso, perché ora abbracceremo le idee sovietiche e costoro ci daranno una mano per ricostruire un po' il paese. Tutta quella roba qui dovrebbe velocizzare il nostro ritorno a un livello di modernizzazione decente, perché vi ricordo che noi abbiamo ancora questa roba qua, che se io metto, per dire, in ricerca, guardate che bello, se io metto in ricerca una stronzata tipo queste qui, ci vogliono 300 giorni per fare una roba del genere. Qua, guardate, la ricerca 477, no,
Quindi i sovietici ci aiuteranno e insieme marceremo contro il nemico imperialista e poi marceremo contro il fratello imperialista e poi marceremo contro il Tibet non imperialista, ma che comunque sia ci serve perché... Per oggi è tutto, boys. Un sacco di cadaveri, ma Mao c'è. E ha aumentato anche la sua percentuale di win ratio di un 5%. Saluti!